Questo è il vecchio paese di Conza della Campania, in provincia di Avellino. Qui le ferite del terremoto sono ancora aperte. Quello che fa impressione è vedere che è rimasto tutto come allora. Sotto le macerie morirono 184 persone. Oggi è un borgo fantasma. Guardate questa casa, anche questa abbandonata. Dopo il terremoto venne costruito un nuovo paese, ma senza identità. Questo paese l'hanno ricostruito, tutto? Sì, perché era là sopra. Però si sta, diciamo, le persone vanno via ancora. Se ne sono andate via quando hanno costruito, perché e allora non hanno tornato più. Ma sono tutte case cadute che vogliono vendere, ma nessuno compra. Come è nata qua? È qui proprio di Conza, dai? Sì, io abito qua, questa casa qua. Però i figli miei sono tutti all'estero, perché qua non tenne l'altro. Dopo il terremoto del 1980, in Irpinia arrivarono oltre 47 miliardi di euro per la ricostruzione. Si ricostruì tutto come prima. I soldi hanno portato speculazione, sprechi, cemento, ma non hanno fermato lo spopolamento e l'immigrazione. Molte case ricostruite oggi sono in vendita. Il paese si è spopolato da allora del terremoto e quelli che siamo restati siamo tutti singoli. No, come prima no, non ce lo può ridare più nessuno il paese di prima. Ci conoscevamo tutti quanti, cioè nel senso che era proprio una famiglia, ecco. Cioè si poteva benissimamente lasciare la porta aperta. È cambiata completamente la conformazione del paese e quindi di conseguenza anche i cittadini non hanno lo stesso rapporto di unità, semmai che c'era prima. Ora ognuno sta per i fatti suoi, tutti recintati, se devi cercare qualcuno devi andare a casa. Non c'è lavoro, e ti dico la verità. Qua non c'è niente che va. Non prospetta niente questo paese. Per i giovani, secondo me, qua è un paese proprio morto. Chi lavora, chi ha un lavoro e c'ha la casa, qua si trova bene. Il problema è chi non lavora. Se la sera uscite qua, trovate solo cani e gatti. Nessuno in giro. E se vuoi vedere un po' di persone quando muore qualcuno. La ricostruzione non ha intercettato i bisogni di un territorio che cambiava. Tanti paesi come Conza si sono svuotati. Chi conosce bene la situazione dell'Irpinia è il giornalista Domenico Bonaventura. Il futuro non si prevede molto roseo. Nell'ultimo rapporto Migrantes, per quanto riguarda la provincia di Avellino, si parla di circa 2.000 persone che ogni anno lasciano tutta appunto la provincia di Avellino. Quindi stiamo parlando di un paese di 2.000 abitanti che ogni anno viene cancellato. Sto seguendo proprio questo tipo di argomento in relazione a nuove politiche, diciamo, di stop, che mirano appunto allo stop del decremento demografico, partendo dallo sviluppo di alcuni cardini che sono definiti come precondizioni allo sviluppo, quali la sanità, la scuola, il trasporto, la mobilità, la digitalizzazione, la banda larga. Quindi su questo c'è una sorta di, come dire, di impegno da parte delle istituzioni, più o meno condivisibile, più o meno condiviso, okay. Ma c'è.